QR code è stato uno strumento innovativo, molto importante in questo momento di difficoltà, di crisi rispetto alle produzioni campane sul mercato nazionale e internazionale. In realtà noi non abbiamo fatto nient'altro che dare al consumatore contezza di quel che mangia. Non lo facciamo con ragionamenti astratti, lo facciamo con esami di laboratorio. Sul prodotto c'è il marchio QR code, il prodotto garantito diventa così marchio di qualità. È ovvio che il prodotto in commercio non sarebbe nemmeno munito del marchio se non ci fosse un'attività analitica a monte che esclude i prodotti che non sono conformi. Questo significa che il cittadino consumatore va al supermercato, compra il prodotto, punta il suo cellulare sul marchio di qualità QR code, legge sul proprio telefonino gli esami che sono fatti e si rende conto che il prodotto è buono. La Campania esce da questa storia cercando di buttare via la maglietta nera della regione avvelenatrice. Noi alle aziende forniamo questo servizio e le facciamo diventare partner di un sistema che contemporaneamente ai controlli alle produzioni immaginate come bioindicatore serve anche a dare al territorio un quadro complessivo della situazione in cui siamo. Questo laboratorio è un laboratorio di microinquinanti ambientali e facciamo l'analisi per la determinazione di diossine e PCB diossinasimili. Le fasi di lavorazione sono una fase iniziale di congelamento del campione nel caso di latte e derivati del latte e una fase di liofilizzazione dove il campione viene liofilizzato. Dopo liofilizzato il campione viene sottoposto ad un'estrazione del grasso e in seguito viene passato su una colonna acida per una preliminare purificazione. Il prodotto purificato viene poi iniettato in questo apparecchio che si chiama Power Prep, che permette la suddivisione delle due frazioni diossine e PCB diossinasimili che vengono poi sottoposte all'analisi quantitativa mediante gas cromatografia ad alta risoluzione. In questa stanza avviene la determinazione strumentale, quindi la quantificazione, quindi l'identificazione quantitativa e qualitativa delle varie diossine che sono normate per legge negli alimenti. Questa apparecchiatura è un gas massa, però è un gas massa particolare perché fa l'analisi in alta risoluzione, cioè permette di separare tante sostanze in maniera tale da evitare problemi di interferenza, perché stiamo parlando di contaminanti ambientali, quindi sono soggetti a numerose interferenze ambientali, e fare quindi un'analisi quantitativa molto accurata. Il problema qual è? Che il livello massimo di legge è molto molto basso, è dell'ordine dei picogrammi per grammo di sostanza. Un picogrammo, ricordiamo che è un millesimo di miliardesimo di grammo, per cui dobbiamo necessariamente utilizzare una tecnica strumentale estremamente sensibile. In 2 anni abbiamo avuto pochissime criticità, quasi nulla. Non abbiamo effettuato in pratica nessuna denuncia, nessun fermo di nessuna attività. Ci stiamo allargando come campo di applicazione, quindi insomma ci aggiorneremo poi in futuro per vedere altri alimenti se presentano delle criticità o meno, sperando chiaramente di no, ma con la nostra insomma presenza quotidiana sul territorio. Dobbiamo uscire fuori dall'emergenza Terra dei Fuochi e per farlo non lo possiamo fare in modo astratto con ragionamenti utopici, lo dobbiamo fare con gli esami. Dobbiamo dire questo territorio è salubre oppure questo territorio non è salubre. Non abbiamo solamente fatto un'attività a carico dei terreni agricoli, l'abbiamo fatta su tutti i territori, immaginando di analizzare anche acqua, aria e poi abbiamo un altro pezzo importante delle nostre attività che sono relative agli animali, quindi controlleremo latte, miele, persino le lumache. Insomma, noi abbiamo un'attività in corso importante che ci fa dire qual è il quadro complessivo di questa regione. Abbiamo anche immaginato una collaborazione con i medici per l'ambiente, faremo un monitoraggio sul latte materno, sui capelli, sul sangue,
in modo da dare risposte anche per capire dalla contaminazione qual è il riflesso sulla salute umana. Abbiamo cominciato un'attività anche di collaborazione per il registro tumori, comparando i dati attraverso l'Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare. Insomma, stiamo lavorando di gran lena per cercare di fare in modo che la Regione Campania si, come dire, purifichi da tutta questa situazione, isoli i territori che sono contaminati e liberi le produzioni senza pregiudizio, perché nemmeno è giusto che una produzione di qualità poi sia pregiudicata da un mercato per questioni di interesse.